Questa decisione è maturata evidentemente nel tempo e è ancora più convinta oggi. Sempre di più, perché c'è una lucidità che consegue ai gesti coerenti che è impagabile. Beh, una decisione dettata da due ordini di coerenza per quanto mi riguarda. Il primo, perché ritengo questa normativa del Green Pass uno strumento giuridicamente barbarico, in quanto sanziona i cittadini in assenza di illecito, come sappiamo, tant'è vero che io ne sono la dimostrazione vivente. Appunto, io, così come altri che hanno scelto liberamente e responsabilmente di vaccinarsi, ho scelto liberamente e responsabilmente di non vaccinarmi, quindi di non aderire nemmeno a una tessera che lo dimostrasse, solo che il mio liberamente coincide con una sospensione dal lavoro. Mi interessava molto fare questo atto di disobbedienza civile, molto pacifico come è noto, in quanto mi interessa mettere in luce questa aporia che si potrebbe definire abnorme. E poi c'è una coerenza d'altro tipo che dipende, credo, dalla mia professione di filologo e dalla mia attività di poeta. Cioè, io, dando un valore alle parole, non posso andare in aula a insegnare agli studenti quella che è l'arte del dubbio e quella che è l'epistemologia della scienza, come nasce, come... qual è il problema di leggere i testi lentamente, di mettere in discussione tutto, una scienza che per essere reale, come diceva Richard Feynman, il premio Nobel per la fisica, deve essere una scienza complottista, cioè non fidarsi nemmeno dei propri risultati e sottostare a questa norma. Quindi pacificamente sono stato sospeso, naturalmente ci saranno delle conseguenze di tipo economico molto gravi per me, ma non potevo venire meno a questo tipo di coerenza. Invece trovarsi un po' isolati in questa battaglia all'interno di un luogo del pensiero l'ha un po' stupito o no? Allora, già nello scorso autunno avevo parlato di tradimento degli intellettuali, perché nessun accademico era intervenuto rispetto a questa situazione, nemmeno quelli che si occupano di biopolitica, di regimi democratici come si chiamano oggi, eccetera. Adesso che il provvedimento ha toccato anche l'università sono intervenuti in parecchi. Come sa, ci sono 1200 ormai quasi firmatari di accademici contro il Green Pass, solo che questi fanno lezione col Green Pass, quindi dipende ciascuno come interpreta questo atto d'accusa verso la tessera verde. Qualcuno lo fa manifestando il dissenso in maniera diversa, come la mia collega Elena Lamberti del Dipartimento di Lingue a Bologna, che appunto mette in atto strategie diverse per far sensibilizzare gli studenti su qualcosa di anomalo. C'è stato un isolamento, ma non da parte degli studenti, e infatti sono molto grato agli studenti di Bologna, che non sono i miei studenti, sono studenti che sono sempre in piazza da tempo, oltre a studiare alacremente. Non è che, come qualcuno dice, vanno in piazza perché non studiano più, sono fior fiore di laureati, antropologi, ingegneri, filosofi, che sono andati in piazza in questi tempi a manifestare e che hanno supportato il mio gesto identificandosi un po' in me, mentre io in realtà ero io che mi identificavo in loro. I colleghi latitano un po', anche se ho avuto molte lettere di sostegno anche indirizzate al mio rettore, specialmente dall'estero, devo dire. Oggi ce ne sono anche qui a seguirla gli studenti. Che cosa le dicono e che cosa lei dice a loro? Sono io che chiedo loro di supportare questa cosa e che li incoraggio, perché loro sono i datori di lavoro sia miei che del rettore che degli organi accademici. Non sono stati ascoltati, sto parlando di Bologna, ma so che la situazione si può ripetere anche in Italia, per altre università, e questo è un abominio proprio di ciò che l'università rappresenta. Proprio Bologna, tra l'altro, nel 1988 è stata firmata la Magna Carta Universitatum, in cui tutte le università d'Europa, quindi vale a dire del mondo, sottoscrivono il principio primario che il pensiero universitario non deve avere ingerenze di tipo economico e politico di nessun tipo. Quello che è mancato all'università adesso, per un attimo mi tolgo dal sentire comune, cioè da una situazione sociale disastrosa, e parlo del mio mondo, è che invece non c'è stato alcun dialogo. Io questo lamento e gli studenti lamentano. Gli studenti non è che hanno delle norme nuove da imporre agli altri studenti che sono studenti come loro, che hanno invece scelto un'altra via. Vogliono solo un dialogo, che è un dialogo che è negato da qualcosa all'interno dell'università, richiama, insomma, periodi un po' gravi della nostra storia del pensiero.